Sparky sta male! Aspetta, il singhiozzo? A me sembrava un routine. È un singhiottino! È così adorabile! Oh, sono certa che si riprenderà presto, come dice Elderflower, ma è fuori che dentro! A me non sembra così adorabile. È tutta la mattina che singhiottina e non so davvero cosa fare. Per favore, aiutate questo papà drago. Ho un rimedio degli unicorni che glielo farà passare. Forse ho una ricetta per risolvere il problema. Io conosco un trucchetto usato nel mondo dello spettacolo. Tranquilli, Pony. Io so esattamente che cosa fare. Qualche bella acrobazia scaccerà sicuramente il singhiottino. Tieniti forte! Scommetto che ti senti già molto meglio, eh? Oh! Oh! Spaghetti a ore 12! Sei banane! Un po' di senape, scaglie di cioccolato, dentifricio! Ce l'hai fatta! Ho detto sì, dai, cuocilo così! Giralo sul letto! Tieni il piatto e conta fino a 7! Scuoti la coda e piega le gambette! Poi lancia in aria un po' di pepe! Gira su te stesso, spaventalo adesso! Ah! Oh? Non era abbastanza spaventoso. Beh, forse allora dovremmo provare qualcosa tipo... Proviamo con degli esercizi per la voce. Fai quello che faccio io, ok? Un respiro profondo e... Mi, 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 mi. Sì! E ora... Adesso! Ah! Che carino! Sì, dovremmo fare una collab! Oh! Oh no! Non è così male in realtà! Ah, abbiamo fallito tutte! Oh no, sto peggiorando! Quello è un fungo gigante! Succo d'arancio! Che cosa succede, Misty? Ho sentito un forte flusso di magia di drago provenire da Mertine Bay. Da dove spunta quel fungo? Cosa stai aspettando? Va subito a prendermi quel drago! Non oggi, Pretzel! Ti fa male il pancino, Sparky? Se mi dicessi come aiutarti? Oh, ma me lo stai dicendo, non è vero? Oh, Sparky, bravissimo! Sunny, la cura è il cibo! Ma certo! Forza, Pony, prendete un po' di tutto! Prepareremo un frullato davvero disgustoso! Sta per esplodere! Itch! Sparky! Sono così felice che tu stia meglio, Sparky! Mi hai fatto davvero preoccupare! Allora, dov'è Misty? Dov'è il mio drago? Misty, ma che cosa è successo? Che cosa hai mangiato? Beh, a dire il vero, preferirei non parlarne.